come tutte le mamme, cioè di mamma prima, ce n'è una sola. Prima grande ammiratrice. Sì, ecco. E praticamente che cosa si può dire? Perché è facile dire... Era una grande donna, vorrei che tu dicessi. Beh, conoscendo la sua storia, a parte il fatto che io non amo parlare del mio privato, però quando si parla di mia madre invece ne parlo volentieri, perché non essendoci più, parlandone e rivedendola sugli schermi, mi dà la sensazione che sia qua. Quindi ne parlo volentieri, anche se è una cosa veramente intima. Poi, per come è andata tutta la nostra storia, indubbiamente è faticoso raccontarla, ma brevemente noi eravamo figlio e madre, ma anche fratelli, eravamo amici, perché mia madre mi ha avuto molto giovane, anche tu hai avuto figli giovani, giovanissimi. Sì. Mia madre aveva 19 anni, quindi la differenza di età era minima, a un certo punto veramente sembravamo fratelli. E subito ho capito la qualità della donna quando ho scoperto che non aveva un marito, non aveva neanche un compagno. Quindi praticamente mi ha fatto da madre e da padre, responsabilizzandomi immediatamente dai 7 anni in su, dicendo tu devi essere il capo famiglia, cosa che poi lei faceva benissimo. Ma visto che non erano gli anni delle tendenze di oggi dove tutto è permesso, in quegli anni essere il figlio di una donna sola era molto complicato, non trovava neanche il lavoro. Adesso non voglio drammatizzarlo, ma tutto questo è servito per rendermi forte oggi. Quindi quell'esperienza, quella giovinezza un po' difficile che abbiamo attraversato insieme, mi ha dato poi, come dire, la determinazione per essere quello che sono. Però la cosa più interessante e anche più drammatica che la vita ti mostra è che noi siamo stati insieme tutta la vita. Poi è arrivato il Covid, che ha solo una qualità, quello che è democratico, perché ha colpito tutti, grandi, piccoli, ricchi, poveri, destra, sinistra. E purtroppo nell'ondata del 2020 noi fummo tra i primi ad ammalarci praticamente insieme. E siamo stati entrambi ricoverati all'ospedale Mauriziano di Torino, lei un giorno prima, io il giorno dopo. E quindi trovarsi nello stesso ospedale per una malattia che nel 2020 nessuno sapeva come combattere, non c'erano vaccini e non c'erano pastiglie. E a mia madre avevano detto, nella confusione generale, che stava benissimo e che sarebbe tornata a casa il giorno dopo. Quando mi ha visto arrivare in ospedale, era convinto che io la portassi a casa. Invece ero stato ricoverato urgentemente perché stavo male come lei. E non riusciva a dirglielo perché lei era già in uno stanzone lontano, in una confusione del pronto soccorso che era stato adibito a questa storia. Purtroppo in 5 giorni mia madre è mancata. E devo dire che lì all'ospedale, qualche ora prima che succedesse, molto gentilmente l'avevano portata nella mia stanza dove c'erano altri 2 letti, però vuoti in quel momento. Io non ho avuto vantaggi perché ero VIP, lo dico chiaramente, anche perché lì non si sta a scherzare. E quindi pensavo, alla fine di questo lungo percorso che ci ha visti insieme per tantissimi anni, che anche nel giorno della sua morte io sarei stato a pochi metri, anzi un metro. Perché tu ti sei addormentato, no? Sì, poi praticamente che cosa succede? Che le medicine non erano quelle giuste, ci davano quelle dell'HIV, che è un antinfiammatorio, ma non aveva nulla a che fare con il Covid. Però l'ossigeno nel cervello crea confusione, quindi io pensavo che fosse notte e invece era pomeriggio. Pensavo che lei fosse lì non perché stava morendo, ma perché stava migliorando. E mentre succede tutto questo, io mi addormento, stanco e, come dire, un po' confuso, e mi sveglio proprio nel momento in cui il medico dichiara la morte. Allora io mi alzo dal letto con tutti i fili, poi io sono ipocondriaco, quindi già stare in un ospedale in quel momento con quella malattia è stata una prova superiore al Festival di Sanremo. Mi sono alzato, l'ho guardata e poi dopo, quando l'hanno portata via, mi sono rimesso nel letto e io ero grave. Mi sono addormentato quasi inconsciamente, vengo svegliato alle 4 del mattino, che era il primo giro di esami del sangue che facevano a tutti, ce ne facevano 4 al giorno
e il primo era alle 4 del mattino, perché eravamo così tanti che se fossero cominciati più tardi probabilmente non avrebbero mai finito la giornata. Mi prendono un po' di sangue per verificare quanto ossigeno avessi nel cervello. E io non so cosa sia successo, ma dopo un quarto d'ora l'infermiera torna e mi dice: lei è guarito. E quindi io lì, come tutti, poi i medici sono venuti, eccetera, mi ha detto: guardi, sua madre le ha dato la vita due volte. Lei è andata e tu sei... E poi la cosa curiosa, poi chiuderei, è che mia madre nella seconda parte della sua vita ha avuto il riscatto sociale grazie a me. Quindi ha lasciato il lavoro e ha cominciato a scrivere poesie. Poesie. E ha vinto anche diversi premi, anche uno internazionale. E lei è morta il giorno mondiale della poesia. Anche questa è stata una cosa... E poi ce n'è ancora un'altra, che non sa nessuno, e che ovviamente in quel periodo i funerali non si potevano fare. Quindi non c'era nessuno. Quindi è nata molto sola ed è morta ancora più sola. E però quelli delle pompe funebri, attraverso un mio collaboratore che ha seguito un po' questo ultimo passaggio, fece scrivere su un biglietto una frase di una sua poesia che citava i fiocchi di neve. Quel giorno al funerale ha nevicato. Io non so se possiamo considerarlo una combinazione oppure no.